Andiamo in buca, ragazzi, perché c'è un oggetto che non ho mai visto. Sembrerebbe in ottone, però non saprei di cosa si tratta. Sembrerebbe un pomolo di un armadio, di un'anta, non lo so, però qui è vuoto. Non lo so. Così. Ok, adesso si va avanti, ragazzi. È in arrivo il sole perché fa anche freddino, eh? Però c'è qualcos'altro che intanto mi scalda, questo ritrovamento. Andiamo a vedere insieme che moneta è. È una libertà livrata, 20 centesimi, libertà livrata. Bella. E non è ossidata. Ottimo, ragazzi, questo è veramente bello. Un ottimo ritrovamento. Bello, dai. Si va avanti. Ed eccolo ragazzi, il sole è arrivato a scaldarmi. Tra l'altro c'è anche un bel colorino, ma magari fosse oro. È alluminio, non si sente in mano. Un bel bottone color oro. In alluminio. Poi magari lo pulirò bene. Ho ancora le guance fredde, gelate, che faccio fatica a muoverle. E faccio fatica a parlare. Adesso sto qua un attimo al sole, almeno mi scaldo un po'. Bello, dai. Avanti, ragazzi. Sotto questo muro a secco. Qua. C'è un bossolo. Sinceramente, no, non è della guerra. È un bossolo recente, credo. Ok, dai. Ragazzi, c'è qualcosa che ci aspetta qua. Vediamo. C'è qualcosa che ci aspetta, penso che sia5 lire, 10 lire, però visto non si vede proprio niente, eccolo qua, 10 lire. Dal colore, dalla leggerezza avevo capito. Ecco che è rovinatissima. Guardate i bordi. Comunque 10 lire, ragazzi, si va avanti, dai. L'amico. Eccola lì. Ecco qua il nostro obiettivo, che è una moneta.
Vediamo di lavarla un po'. Ragazzi, è rovinatissima. Forse sono quelle, forse in ottone. Si capisce in gran poco. Ma mi dispiace, carissimi, ma non riesco proprio a capire. Forse così. E niente, io non riesco, ragazzi. È troppo rovinata, dai. Si va avanti. Ah, ecco, forse, eccolo lì, eccolo lì. 5 centesimi, Regno d'Italia. Porca miseria, attraverso il cellulare si capisce meglio. Vedete? 5 centesimi, Regno d'Italia. Si va avanti, ragazzi. Dai, sole, ci siamo quasi anche qua. Tra un po' arriva anche qua a scaldarci. Con il cane che non smette di abbaiare, andiamo a raccogliere la moneta. Almeno dovrebbe essere una moneta. Poi un'altra libertà liberata, ragazzi. 20 centesimi, libertà liberata. 0 ossido, perfetto. Bene ragazzi, questa è una moneta che mi piace veramente. Poi quando la trovo così, non rovinate. Guardate che roba. Guardate che bellezza. Però questa ne vale la pena anche di pulirla, in diretta. Guardate che meraviglia. Bella bella, novecentotredici, ragazzi, stupenda. Continuiamo. E voi continuate a seguirmi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e azionate la campanella per non perdere i prossimi video. Grazie, amici miei. Grazie. Ragazzi, chi ha perso una chiave? Questa è una chiave di un lucchetto piccola. Avanti, seguitemi ragazzi. Una vecchia molletta in alluminio per capelli, ragazzi. Panoramica e andiamo in buca, ragazzi, che c'è una monetina che ci aspetta. È un Vittorio, 10 centesimi, ape, eccolo qua, nella sua bellezza. Bene.
Ragazzi, andiamo in buca per recuperare la prima votiva della giornata. È una votiva recente, in alluminio, fortunatamente intera. Guardate. Non è ossidata ed è già un successo perché l'alluminio si ossida facilmente con il terreno acido o chimicamente concimato. Ottimo, dai. Andiamo in buca, ragazzi. Dovrebbe essere una moneta. Ultimamente trovo queste piastrine numerate. Andiamo avanti. Ragazzi, andiamo in buca perché c'è qualcosa di veramente bello. Vedete, l'ho già visto in costa e ho capito già cos'è. E anche voi adesso. Il recupero, vediamo se non vedo più una cipi. Eccolo qua. Ah, belle, queste mi piacciono proprio, ragazzi. Una bella votiva del 1600. Bella. E beh, qui la puliamo, dai. La puliamo insieme. Questa è in ottone, sporco volentieri i pantaloni per voi, amici miei. Sono figlia di Maria. Sono figlia di Maria. Sì. Bella, ragazzi. Non è per niente ossidata. Stupenda. Bella, bella, bella. Ragazzi, 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 oggi grande giornata. Si trova parecchio. Lì c'è una piccola votiva in alluminio intera. Assomiglia molto a quella di prima. Vabbè, questa non la pulisco, dai, con l'acqua. Si vede anche così, dai. Andiamo avanti, ragazzi. Lì c'è un vecchio sentiero e più avanti una sorgente. Recuperiamo questa vecchia fibbia in ferro. Amica, e recuperiamo una votiva, una micro votiva, però ragazzi è impastata, mamma mia, vabbè, la pulisco a casa questa, dai, andiamo avanti che è quasi buio. Bella,
Monetina, ragazzi. Lire? Eccole qua. Le vecchie e amatissime lire. C'è qualcosa qua che non ho ancora capito che cos'è. Ma mi fa pensare a un bottone. Sinceramente non vi so dire. Sembrerebbe un bottone molto strano. Boh. Lo lascio alla vostra fantasia. Avanti, ragazzi. Oggi è una bellissima giornata, tanti target, ragazzi. Eccone un altro. Dieci centesimi ape. Ecco l'ape. Bene, dai. Target, target, come se piovesse. Eccone un altro. Un altro vittorino, immagino. Però questo non riesco a capire. Questo è un regno lombardo-veneto, si vede la corona. Sì, un po' rovinata. Opla. Corona. Qui non si legge nulla. Va bene, oh, vediamo un po' se riuscirò a recuperarla, ma sarà dura. Andiamo avanti, ragazzi. Ecco dal centro. Ape o spiga? Spiga, ragazzi, eccola lì, che si intravede. Oggi non l'avevo ancora trovata, l'immancabile spiga. Avanti. Ragazzi, qua c'è l'impugnatura di una posata. Non esce. Vuol dire che probabilmente è intera. Niente, purtroppo non è intera. Eccola lì, andiamo pinpoint, se è rimasto dentro il pezzo, ma no, non era intera. E vabbè.
Pazienza. Questa è bella vecchia, anche questa. Peccato. Si va avanti.